Uno dei nostri soldati ha colpito un gruppo di crociati. Si legge nel messaggio con cui l'ISIS ha rivendicato l'attentato di ieri sera a Manchester, al termine del concerto di Ariana Grande, cantante e attrice statunitense e idolo dei teenagers di tutto il mondo. Un raduno di crociati, ripetendo le parole del califfato, formato però quasi esclusivamente da ragazzine e ragazzini. Sono stati proprio loro a pagare il prezzo più alto, perché tante delle 22 vittime, questo è il bilancio provvisorio, uccise dall'esplosione di una bomba, avevano meno di 16 anni. Anche tra gli 8 dispersi è circa 120 feriti, alcuni ricoverati negli ospedali della città, in condizioni gravissime, ci sono giovani e addirittura bambini. Giovanissimo anche l'attentatore, morto pure lui nell'esplosione, di cui però le autorità, nonostante conoscano la sua identità, non vogliono ancora svelare il nome. Secondo quanto riporta la TV americana CBS, il terrorista si chiamerebbe Salman Abedi, 23 anni, già noto alle autorità britanniche. Strettissimo il riserbo sulle indagini, che proseguono senza sosta. Oggi la polizia ha fermato 3 persone, tutte residenti nell'area metropolitana di Manchester, sospettate di aver aiutato in qualche modo l'attentatore a portare a termine il suo folle gesto. Sulla dinamica dell'attentato terroristico gli inquirenti hanno pochi dubbi e appaiono abbastanza sicuri. L'attentatore avrebbe agito da solo, ha raggiunto il foyer della Manchester Arena, a cui si ha libero accesso, al termine del concerto, e lì si sarebbe fatto esplodere, azionando l'ordigno artigianale ma reso ancora più mortale da chiodi e bulloni che portava con sé. Un kamikaze solitario, anche se l'ISIS nella sua rivendicazione non parla di attentatori suicidi. Manchester adesso è letteralmente blindata. Il timore per un altro possibile attentato resta ancora forte, ha detto oggi il premier britannico Theresa May parlando al paese. Tutta la Gran Bretagna è sotto shock e lo è anche la regina Elisabetta II, che ha parlato di un atto barbarico, ringraziando i tantissimi cittadini di Manchester che con umanità e compassione hanno messo a disposizione le loro case per ospitare chi fuggiva dalla zona dell'attentato.